Il debito d'ufficio è l'ora norma, dove la lettura degli articoli 143, 144, 145, 145, articolo 143. Con il matrimonio di marito e la moglie affiscono gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Il matrimonio deriva l'obbligo reciproco alle persone, nel senso morale e materiale, con la condizione delle interesse delle famiglie e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ma anche di vita al ci concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze, lasciando quella di a ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147, doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto della velocità dell'imposizione naturale e delle aspirazioni pubbliche dei figli. Vuoi tu, Ali, io ti conosco per Ali, chiamo Ali. Ali prende risposta da qui presente Cinzia. Udito? Sì. Vuoi tu, Cinzia, prendere risposta da qui presente Ali? Sì. Ok. Scambiatevi gli anelli. Allora, mentre che tu gli metti l'anello, la cinci, devi dire così. Aspetta, la prima io o lì? Uguale. Uguale. Ricevi questo, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Ok. lo stesso è tu. Ali, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Ali, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Ok, praticamente io, in nome della legge, vi do l'unico mondo. Allora, l'anno 2016, giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 17 e qualche minuto in un luogo aperto al pubblico di fronte alla casa comunale, davanti a me dove mi collocano ufficiali del Polizia Civile, come vi piace, vestiti in forma ufficiale, sono personalmente con Grazie, Alice, nato in Afghanistan, presidente del Viaggio, cittadino africano, Lucio Cinzia, nata a Locri, presidente Abbiati, cittadini italiani, i quali mi hanno richiesto di unirli in matrimonio e a questo effetto mi hanno presentato i documenti, sottoscritti e muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati. A questo esercizio, insieme a un codice prodotto e dato la richiesta della pubblicazione. Dall'esame di tutti gli anzi documenti, risultando in nullo stato della celebrazione del matrimonio, ho letto gli sposi, gli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Quindi ho domandato allo sposo se intende di prendere il moglie della più presente di Cinzia e a questo se intende di prendere il marito più presente da Alice. Ed avendo di ciascuno risposto affermativamente, a piena intelligenza anche dei testimoni sottoindicati, ho dichiarato che i medesimi sono tutti i matrimoni. A questo stato sono presenti quali testimoni, la via Salvatore, Locri, nato all'Opera, residente di Piace, e Russo Pagliarosa, nata a Piace, residente a Centro. Il documento qui presentato, il certificato del pubblico della Convenzione Salute di Piace, il 16 agosto 2016, il documento viene letto agli intervenuti quali tutti insieme a me e a ciascuno. Allora, sì, sì.
dice. Dove? Adesso. Guardate, il matrimonio è stato fatto dal punto di vista giuridico, ovviamente questi atti saranno registrati, saranno per sempre. Vi voglio dire solo auguri di tantissima felicità e permettetemi anche di dire che è una felicità importante anche per la comunità di viaggio, perché dall'accoglienza, dal fatto che si apre, ecco, questo è un segno di amore che ci possono essere anche imprevisti, ci possono essere anche cose negative, però questo è un segno che ripaga tutti i rischi, magari se nasce anche la morte, perché è la cosa più importante della vita. Auguri per tutti. Continua con la pista. Ok, così cominciate a vedere. Non era finale allora. Thank you.
Oh, andiamo, dice tu, diretto quando la finiamo. Poi tu. Come si chiude qua? Fine, così.